questo momento della notte, un brano, un altro brano. Ma come li scegli, Tom, questi brani? Beh, insomma, un minimo di cultura. Intanto lunga vita e prosperità a tutti, din don dan, come al solito. Niente, è un grande classico. Mi sembrava che nella notte irradiare queste note potesse essere gradevole per tutti. Quindi, assolutamente. Senti, vabbè, come ti butta? Tutto bene, tutto abbastanza bene, malgrado, come si dice, la situazione, no? Sì, sì, però cose stanno succedendo. Sì. E allora siamo molto curiosi, tra l'altro, insomma, stai facendo man bassa del nostro pubblico, sia nell'orizzonte degli eventi, sia in questa tua rubrica, e quindi saranno in tanti, no, a chiedersi: ma di cosa ci parlerà Tom questa volta? Ma di cosa ci parlerà? Io ho cercato di andare a pizzicare un po' di notizie qua e là. Non so nemmeno da che parte cominciare, ma da qualche parte devo farlo, quindi partiamo un attimo da oltreoceano, perché una delle cose che mi ha colpito di più in questi giorni, quello che sta succedendo negli Stati Uniti è veramente paradossale, nel senso che se mai avessimo voluto cercare una prova che tutti i discorsi che abbiamo fatto nei mesi e nelle settimane scorse sul fatto che appunto Biden di fatto non è, è tutta una gigantesca, ma non so se il termine giusto è soap opera, perché di soap, di pulito, di sapone non c'è proprio niente, il più pulito là c'ha la rogna, insomma. Ma voglio dire, è veramente, quello che mi conforta è che io stesso, quando cerco queste notizie, quando cerco di inquadrarle, di stabilire se hanno un senso, se hanno una veridicità, quando dicevo nelle settimane scorse che all'indomani della diciamo così, della instaurazione di Biden come nuovo presidente degli Stati Uniti, che fosse tutta in realtà una gigantesca messa in scena, nelle occasioni precedenti ho raccontato come un sacco di video ripresi nella Casa Bianca in realtà non fossero ripresi alla Casa Bianca, ma fossero ripresi in uno studio televisivo appositamente attrezzato, anche se non ho ancora capito dove si trovi, o meglio, non lo so, qualche idea ce l'ho, ma non lo so, non posso saperlo con certezza. Ma ragazzi, quello che ho visto l'altro giorno, c'è un giornalista da Washington, credo che si chiami Richard Citizen, non so se è il suo cognome vero, comunque c'è praticamente, cosa è successo? Che la CNN stava mandando in onda in diretta, proprio lui inquadra la televisione, credo che fosse la CNN che stava mandando in diretta un discorso di Biden davanti, proprio, sapete, la classica inquadratura davanti alla Casa Bianca dietro di sé i vari, diciamo così, i soliti noti, insomma, la Kamala Harris, la Pelosi, eccetera eccetera, e davanti c'è col suo bel palchetto, davanti c'era un certo gruppo di persone, non ho capito bene chi fosse, erano non so se politici o dignitari stranieri o chi fossero, non lo so e neanche mi interessa sinceramente, ma il punto è che mentre la CNN andava in onda quello che presumibilmente stava succedendo in diretta davanti alla Casa Bianca, questo giornalista, questo tizio che sta proprio a Washington, sta in un palazzo da cui si vede perfettamente tutto, si vede l'obelisco, si vede anche la Casa Bianca, quindi usciva nel balcone, faceva vedere la Casa Bianca completamente, non c'era nessuno davanti alla Casa Bianca, l'ha inquadrata più volte, poi tornava in stanza, faceva vedere la diretta dove mostravano questi qua davanti alla Casa Bianca. Insomma, ragazzi, se volevamo la prova del 9, almeno io la cercavo, questa mi basta e mi avanza, perché insomma non c'è trucco, non c'è inganno.
nel momento in cui lui inquadra un televisore acceso che mostra in diretta, vabbè, uno potrebbe dire, magari era video registrato e allora c'è... No, non lo credo affatto, credo proprio che abbia documentato in maniera incontrovertibile così una narrativa palesemente falsa che continua ad essere, diciamo così, sostenuta dai media, grazie appunto ai media mainstream, per farci vedere qualcosa che non esiste proprio, per rappresentarci un mondo che non esiste più, per rappresentarci, insomma, stanno veramente succedendo poi non parliamo del, vabbè, non voglio tornare sul discorso delle maschere alla Mission Impossible, che ormai, insomma, ho visto diversi filmati di Bidet, appunto, di Fauci, ne abbiamo parlato, insomma, è veramente strano. Poi mi ha colpito, adesso sto andando un po' a braccio, quindi non seguirò un filone preciso, mi ha colpito tra l'altro la presunta trascrizione di una telefonata in cui un ammiraglio della flotta del Pacifico statunitense l'11 marzo in questa telefonata ha detto qualcosa di interessante, almeno per me che seguo la questione da anni, l'ho seguita per parecchio tempo, ha fatto una dichiarazione che, se fosse vera, conferma degli scenari su cui ai quali io mi sono interessato per anni. Mi riferisco, ricorderete il famoso tsunami che ha colpito il Giappone nel 2011, se non ricordo male, sì, e che devastò tra l'altro Fukushima, con tutti i problemi che si sono verificati dopo, con la centrale nucleare che è andata che insomma è stata devastata, la dispersione di una nuvola di materiale radioattivo, insomma ricordiamo tutti che cosa è successo a Fukushima. E già nei mesi e negli anni seguenti ho cercato comunque di seguire una narrazione che proponeva l'idea che non si fosse trattato di un evento naturale, cioè quello tsunami fosse stato in qualche modo indotto artificialmente, che fosse stato un vero e proprio attacco al Giappone, per motivi su cui adesso sarebbe troppo lungo stare a raccontare tutta la questione. Ma in questa telefonata questo John Aquilino avrebbe dichiarato quanto segue: vorremmo scusarci con il popolo giapponese per la nostra incapacità di non averlo saputo proteggere dall'attacco terroristico a Fukushima avvenuto l'oggi di 10 anni fa. Quindi infatti la dichiarazione l'ha fatta l'11 marzo del 2021, come dicevamo, e 10 anni prima si è verificato questo catastrofico evento. Promettiamo di essere più vigili in futuro per garantire che nessun attacco del genere si ripeta. Ragazzi, interessante questa cosa qui, perché se fosse vera, non dico che sia una prova conclusiva, ma se questa dichiarazione fosse effettivamente avvenuta da parte di questo ammiraglio, vorrebbe dire che allora effettivamente a Fukushima allora quell'evento fu indotto artificialmente. Si parlava appunto di uno tsunami creato artificialmente grazie a un sottomarino che avrebbe depositato sul fondale in un determinato punto, ad una determinata profondità e ad una determinata distanza dalla costa, un ordigno che avrebbe poi scatenato quelle ondate che abbiamo visto e che hanno devastato completamente quella zona del Giappone. E aggiungo che
che lo studio di, cioè, per quanto può sembrare fantascientifica questa cosa, in realtà è estremamente reale, perché se non ricordo male fu proprio uno scienziato, mi pare fosse, vado a memoria, perdonerete se la memoria mi sostiene fino a un certo punto, ma mi pare fosse di origine australiana questo scienziato, che già negli anni 30 o 40 aveva elaborato questa modalità, questo sistema d'arma attraverso il quale, grazie alla detonazione di ordigni di una determinata potenza in determinati punti del fondale oceanico, era possibile indurre degli tsunami, cioè usare proprio lo tsunami artificiale come sistema d'arma, anche se ufficialmente non sia mai stato utilizzato, ufficiosamente invece pare di sì, perché di Fukushima ho appena detto, e poi ci sono stati altri eventi anche prima in cui qualcuno aveva ventilato l'ipotesi che fossero stati utilizzati sistemi del genere. Quindi l'ho trovato interessante, perché se questa dichiarazione fosse autentica, e francamente non ho molti motivi per ritenere che non lo sia, questo non solo ci dà una conferma di qualcosa su cui si era ipotizzato, ma anche il fatto che in questo momento storico comincino a saltar fuori dichiarazioni di questo genere, non credo che sia casuale, credo che sia, faccia parte un po' del disegno che si sta dipanando davanti ai nostri occhi proprio in questo momento. Tante cose stanno succedendo in questo momento. Mi ha colpito poi, passando ad un altro argomento, andiamo al Vaticano. Questa è una notizia pubblicata, credo, API, credo che sia l'Associated Press, credo. Questa è veramente cioè è veramente pazzesca. Praticamente il Vaticano sarebbe in bancarotta, da quello che si evince leggendo questo comunicato scritto da Nicole Winfield, secondo il quale praticamente il Vaticano il venerdì scorso avrebbe annunciato che le sue riserve finanziarie, le sue riserve sono praticamente esaurite, e praticamente il suo deficit ha raggiunto livelli insostenibili, non riesce più a coprirlo con il ricavato dalle precedenti, non so come chiamarli, gli oboli, comunque le donazioni da parte dei fedeli di tutto il mondo che sono andate avanti per anni. E praticamente il Vaticano avrebbe dichiarato: non ce la facciamo più, non abbiamo più soldi per coprire il deficit, quindi chiediamo a tutti i fedeli di aiutarci, di mandarci, di sostenerci, in modo che possiamo gestire questa grossissima crisi finanziaria. E io lo trovo veramente, la notizia di per sé è interessante e indicativa, è anche paradossale, considerando che si sa che insomma il Vaticano ha un patrimonio immenso suddiviso in varie, insomma, tra tutte gli edifici che possiede anche solo in Italia e tutto il resto, insomma, riesce difficile associare l'immagine di un Vaticano in bancarotta, considerando invece le ricchezze di cui si è, che sappiamo sono in suo possesso. Comunque, vabbè, tanto dovevo, ve l'ho detta, il Vaticano, se volete fare una donazione al Vaticano, fatelo pure, perché poverini hanno bisogno di noi, mi sembra anche giusto. E invece, notizia molto interessante, a cui secondo me, per quanto ne so almeno, non è stata data una grande rilevanza, io l'ho trovata perfino su un sito estero, al che poi sono risalito all'articolo pubblicato qua in Italia.
Secondo cui questo ricercatore, un team di ricercatori guidato dal dottor Carlo Brogna, ha scoperto che insomma, praticamente il titolo è "Vaccino attuale non sufficiente, ci vuole altro per debellare il virus". Insomma, secondo questo studio che sarà pubblicato sulle principali riviste scientifiche di tutto il mondo nei prossimi giorni, il SARS-CoV-2 entra nei batteri e questo cambia tutto. Questa sarebbe la ricerca di questo Carlo Brogna, secondo il quale il SARS-CoV-2 è anche un virus batteriofago, significa che entra nei batteri e replica il suo RNA anche da lì. Abbiamo finalmente l'evidenza scientifica con tanto di foto del virus mentre colonizza il batterio. Ciò significa che stiamo seguendo procedure da integrare. Per debellarlo ci vuole altro rispetto ai virus classici. Non servono solo le chiusure, serve disinfettare e prevenire. Ed ora c'è il razionale scientifico per cui funzionano gli antibiotici. Avremo bisogno di un vaccino che anche contro le tossine che abbiamo trovato e producono i nostri batteri in maniera molto simile al meccanismo della difterite. I vaccini attuali non saranno sufficienti, che poi, come sappiamo, apro una parentesi, non sono nemmeno vaccini, chiusa parentesi. Fra un po' avremo molte più varianti, la variante lombarda, veneta, di Milano e di Roma. La scoperta fatta da Carlo Brogna, Simone Cristoni e gli altri dottori del gruppo di ricerca con la capofila CranioMed, fondata nel 2018 per studiare le proteine, è sensazionale. Brogna ha anticipato tutto in via del tutto emergenziale nel suo libro, bla 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 bla. Comunque, praticamente... abbastanza interessante questa cosa, perché intanto in qualche modo sconfessa gran parte della narrativa che abbiamo sentito in queste settimane, in questi mesi, ma diciamo così, il fatto che implichi un approccio completamente diverso soprattutto nei confronti delle varianti e soprattutto spiega come mai si creano queste varianti, io vi invito comunque ad andarvi a leggere eventualmente l'articolo su cui, diciamo così, io non sono uno scienziato, ma almeno in parte è interessante, anche se naturalmente alla luce di tante altre cose, tante altre informazioni che ho raccolto in questo lungo periodo di crisi, diciamo che questo articolo non spiega un po' tutto il quadro, però comunque aggiunge un tassello interessante e soprattutto evidenzia il fatto che non saranno certo i presunti, perché ripeto non sono vaccini, i presunti vaccini a sistemare la cosa, ma l'approccio per, diciamo così, attenuare questa situazione emergenziale deve essere di tutt'altro tenore. Cos'altro aggiungo? Aggiungo che leggo qui sul National Vaccine Information Center, e questo riguarda naturalmente solo gli Stati Uniti, che insomma, con i vaccini ad oggi ci sono stati ben 701 casi di morte di pazienti vaccinati contro il cosiddetto Covid-19. Qua si fa riferimento al Moderna come vaccino, ma diciamo solo negli Stati Uniti 701 morti. In Italia, come abbiamo sentito, inizialmente nei giorni scorsi si parlava di ritirare un lotto della AstraZeneca, mi pare di aver capito che adesso hanno vietato proprio la loro attenzione non è stata concentrata su un singolo lotto, quindi hanno cercato di proporre la narrativa è solo una mela marcia nel cesto, no? Quindi è solo un lotto responsabile di tutti questi casi di reazioni avverse, di numerosi casi di morte di persone molto giovani. Invece mi pare di aver capito che la cosa, insomma, mi risulta che in molti paesi europei e anche extraeuropei
abbiano cessato proprio tutte le vaccinazioni con questo AstraZeneca. Quindi qualcosa sta succedendo e quello che mi colpisce è che al di là della gravità di quello che sta succedendo, in qualche modo, come posso dire, anche le persone più riottose a vedere le cose come stanno, ad accettare l'ipotesi che appunto sia pericoloso farsi i vaccini, cominciano a grattarsi il casco, come diceva una persona che conoscevo, e insomma cominciano a porsi finalmente quelle domande che forse avrebbero dovuto cominciare a porsi ancora prima di sottoporsi a questa vaccinazione. Purtroppo sento da molti commenti di persone che conosco direttamente che purtroppo molti membri delle forze armate, abbiamo sentito della morte di diversi membri di forze armate, forze di polizia, poi diciamo insegnanti, medici, infermieri, insomma, hanno subito degli effetti pesanti, e quindi adesso e purtroppo però molte di queste persone, per un motivo o per l'altro, per tutta una serie di come posso dire, è chiaro che da un punto di vista nessuno può obbligarti a farti un vaccino, però quando sei inserito in un determinato contesto professionale, se non lo fai vai incontro a tutta una serie di problemi che molte di queste persone non sentono di essere in grado di fronteggiare, e quindi preferiscono chiudere gli occhi a farsi iniettare il vaccino sperando che gli vada bene. Però credo che siamo solo all'inizio, perché diciamo di questa presa di coscienza. Tra l'altro leggevo perché finora abbiamo sentito di persone tra virgolette normali che hanno diciamo sono morte o hanno subito gravi effetti collaterali da queste iniezioni, ma adesso credo che la cosa stia cominciando a cambiare man mano che anche persone molto piuttosto famose cominciano a lasciarci le penne. Per esempio, forse non l'avete sentito, ma una persona piuttosto famosa che si è vaccinata ed è morta dopo aver diciamo così lottato per alcuni giorni contro le reazioni al vaccino che ha subito, è un famosissimo pugile, lo ricorderete, il grande Marvin Hagler. È morto qualche giorno fa, quando è morto adesso credo il 14, e insomma adesso vedremo. Anche perché sono curioso, sono un po' preoccupato. Per esempio, uno sport che io seguo da vicino da molti anni, da sempre, essendo un grandissimo appassionato di motociclismo, di moto, sono un motociclista da sempre. Io mi ha molto preoccupato sentire che in occasione della prima gara del campionato mondiale di quest'anno della MotoGP, che dovrebbe avere l'avvio verso la fine di marzo, praticamente il paese ospitante, non mi ricordo se sono gli Emirati Arabi Uniti, a Dubai, non mi ricordo dove corrono la prima gara, perché francamente ho perso molto interesse anche in questo genere di cose, soprattutto in questo periodo. Ma praticamente il paese ospitante ha comprato un intero lotto di vaccini per permettere a tutti i partecipanti, piloti, tecnici, ingegneri, meccanici, in occasione dell'avvio del motomondiale, di farsi la prima e la seconda dose di vaccino. Incrociamo le dita, perché non vorrei che succedesse qualche cosa che dovessimo vedere. Vabbè, non lo so, speriamo bene. Mi preoccupa un po' questa cosa, visto
che sono, insomma, è uno sport a cui sono molto affezionato e non vorrei vedere succedere cose piuttosto spiacevoli, che comunque di converso avrebbero anche l'effetto di aprire gli occhi a sempre più persone su quello che sta succedendo. Va bene, detto questo, vediamo un po' che altre notizie avevo trovato. Avevo trovato una notizia interessante che riguarda, a parte, tornando alla questione dei vaccini, appunto, in Danimarca, credo, citavo prima alcuni paesi che hanno bloccato la somministrazione dell'AstraZeneca. Qui in questo articolo si cita in particolare una donna danese che è morta dopo aver ricevuto la sua iniezione di vaccino, e praticamente lo cito perché quello che è successo a lei mi sembra che sia successo a moltissime altre persone anche in Italia, cioè la comparsa di trombi nel sistema vascolare che hanno determinato la morte, e questa è una cosa, è uno degli effetti più ricorrenti che sono stati registrati come conseguenza della somministrazione dell'AstraZeneca. Di converso vedo che Spagna, Francia, Italia e Germania si sono messe d'accordo con la RDF russa per la produzione del famoso Sputnik 5. Sapete che questa cosa ha generato diverse polemiche anche qui in Italia, nel senso che il governo italiano in qualche modo ha avviato, si è messo d'accordo e ha avviato la produzione di un certo numero di dosi di vaccino del Sputnik 5 russo. La cosa non ha fatto piacere in certi ambienti hanno mostrato numerose perplessità. Anche a livello europeo ci sono stati dei commenti poco lusinghieri, nel senso che, però, non di meno mi pare che diversi paesi abbiano deciso di prendere da soli questa decisione, e perlomeno adesso io non sono favorevole ai vaccini, ma ci tengo a rimarcare che perlomeno, per quanto ne capisco io, lo Sputnik 5 è perlomeno risponde alla definizione di vaccino che comunemente conosciamo, mentre laddove invece AstraZeneca, Moderna, Pfizer non sono, come dicevo e ripeto una volta di più, non sono vaccini, ma sono delle terapie geniche, in qualche modo dei farmaci che vanno a lavorare e vanno a intaccare il nostro DNA. E comunque non tornerò sull'argomento perché l'ho già affrontato in varie altre occasioni. Anche se, Tom, dico solo una cosa, abbiamo intervistato diverse volte la dottoressa Bolgan, a specifica domanda lei dice che non sono neanche terapie geniche, questo diciamo. E che cosa sono? Lei li chiama comunque vaccini. Vabbè, lei è una dottoressa, io non sono nessuno, quindi io non ho assolutamente le competenze per poter dire. Io neanche, guarda. Quindi, per carità, io mi baso sulle dichiarazioni di vari ricercatori, medici, scienziati che hanno voci autorevoli, che hanno espressamente spiegato come questi non possano corrispondere alla comune definizione di vaccino, laddove invece almeno lo Sputnik 5, che tra l'altro non mi risulta abbia dato, perlomeno, cioè avrà dato anche quello problemi, presumo, ma non ha dato certo, non mi risulta che ci siano stati i problemi registrati invece appunto col vaccino AstraZeneca o altri vaccini tipo lo Pfizer, eccetera. Quindi cosa vuoi che ti dica? Io non lo so. Mi rifaccio a quello che cerco di capire leggendo i commenti, le dichiarazioni, le interviste, gli articoli scritti o le dichiarazioni appunto di numerosi scienziati che
che io stimo. E basta, detto questo, staremo a vedere. Tra l'altro, sì, poi vedo che comunque della questione vaccini si è occupato anche il buon Blondet, con un articolo che si intitola "Ci sono anche aspetti comici", e in effetti andatevelo a leggere, perché è alquanto ben documentato, e mostra, cioè, fa un bel elenco di tutti, non so, appuntati della guardia, insomma, membri delle forze dell'ordine, di varie armi, insomma, tutte la conta dei morti va avanti. Riporta anche le allucinanti dichiarazioni di Crisanti, su cui preferisco nemmeno, non, guarda, chiudo questa pagina e lasciamo perdere, non è che voglio più di parlare di vaccini, perché non è un argomento che su cui io sia sufficientemente ferrato per poter fare delle affermazioni al di là di ogni ragionevole dubbio. E quindi invece mi aveva colpito, stavo cercando una pagina che non trovo più, eccola qua. Ah sì, questa è una curiosità che non c'entra niente in realtà. Diciamo che dopo una lunga, diciamo così, dopo un lungo lavoro di costruzione e di sviluppo, è ormai pronto. Questa così è una notizia curiosa, non so nemmeno come interpretarla. Praticamente il nuovo telescopio spaziale, che si chiama il James Webb, è un nuovo telescopio spaziale che praticamente è stato messo in cantiere, mamma mia, una cifra di tempo fa, perché ha avuto un lavoro di sviluppo molto molto lungo. È quello che dovrebbe sostituire lo Hubble, ed è talmente grande e delicato che non può essere portato sul sito di lancio grazie a per quanto grosso, da un aereo, ma dovrà essere spostato in Sud America, da dove verrà lanciato, per nave. E ci sono alcuni, a un recente incontro della NASA, in cui i vari amministratori dell'agenzia parlavano di questo telescopio spaziale che verrà lanciato dalla Guyana francese. Hanno fatto una dichiarazione personale, speriamo che non venga portato via dai pirati. Sapete che ci sono i pirati che assaltano le navi commerciali, le porta container o altre navi, insomma, lo sappiamo bene, visto che due membri delle nostre forze armate, due fucilieri di marina, ricorderete, no? Sono stati detenuti in India per anni, poi non so nemmeno se è finita e come è finita quella questione. Comunque, praticamente durante questo incontro saltano fuori dicendo: "Bah, speriamo che", spiegavano come questo, appunto, questo grosso telescopio, che tra l'altro, ripeto, oltre 20 anni ci sono voluti per costruirlo, oltre 20 anni, perché inizialmente era stato programmato per essere lanciato nel 2007, siamo nel 2021, quindi pensate ai ritardi che ha dovuto subire, molto strano, ma comunque sono cose che possono capitare. Però è curioso come, appunto, qualche amministratore dell'agenzia abbia detto: "Beh, dobbiamo stare attenti, perché col trasporto per nave potrebbe essere, c'è sempre il pericolo che arrivino dei pirati e se lo portino via". Ma mi sembra strano che oltretutto una cosa così delicata e costosa, trasportata via nave, non possa anche, diciamo così, essere scortata adeguatamente da qualche unità della marina statunitense. Ad ogni modo, l'ho trovata piuttosto curiosa questa affermazione, anche perché, non voglio elaborare particolarmente questa cosa qui. Nel frattempo leggo qui, molto curioso, leggo qui che finalmente i ricercatori statunitensi e russi hanno identificato il disegno ottimale per la progettazione del modulo per i viaggi umani sulla Luna. Ma interessante.
dopo aver analizzato 39 versioni dei prossimi diciamo così veicoli di atterraggio sulla Luna con esseri umani a bordo, finalmente avrebbero identificato diciamo così, il progetto ottimale a questo scopo. Vorrei sapere proprio cosa ne pensa il nostro comune amico Massimo Mazzucco di una dichiarazione del genere, no? Siamo nel 2021 e stiamo ancora cercando di sviluppare, abbiamo finalmente trovato lo schema ottimale per permettere a degli esseri umani di atterrare in tutta sicurezza sulla Luna. Boh, che dire, che dire. Va bene, io non ho molte altre cose veramente, veramente di interessanti, al di là di quelle che vi ho già raccontato, da proporvi, perché sono, diciamo così, sono in attesa di osservare gli sviluppi che ci saranno nel mondo, in Europa, negli Stati Uniti e soprattutto nel nostro paese nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Soprattutto sto seguendo con grande attenzione il lavoro della nostra valorosa Linda Corrias, quell'avvocato qua di Cagliari, che ho avuto anche l'enorme piacere e l'onore di conoscere un po' di settimane fa. Sapete che sta portando avanti delle iniziative assolutamente encomiabili con il TAR del Lazio, con il TAR del Cagliari, e quindi vediamo, può darsi che alla fine tutto questo lavoro porti anche a dei risultati. Qualcosa si è già visto, ma la cosa che mi preme sottolineare è che il suo lavoro, il nostro lavoro in questa sede e il lavoro di molti altri come noi in qualche modo denota che sempre più persone si stanno in qualche modo risvegliando, stanno prendendo consapevolezza dei tempi drammatici che viviamo e soprattutto di quello che sta a monte, di quello che sta succedendo. E quindi, come diceva quel detto, la notte è più buia poco prima dell'alba, quindi staremo a vedere che cosa succederà in mezzo a queste nuove zone rosse, gialle, arancione scuro, arancione chiaro, cioè Arlecchino, proprio una pagliacciata. Vabbè, lasciamo stare. Fabio, sì, in questa occasione tra l'altro no, volevo dato adesso dico una cosa io, ma secondo te c'è un nesso tra la Sardegna bianca e guarda caso è la regione dove è partita per primo questa storia, no? Di fatto di un passaporto vaccinale o comunque no, di uno status di negatività al virus? Secondo me sì, assolutamente. Non è la mia tesi, la tesi di molte persone con cui ho parlato. Io ho già l'ho detto sin dall'inizio che mi faceva molto piacere il fatto che la Sardegna fosse zona bianca, mi faceva molto piacere, ma d'altra parte non potevo non avere dei sospetti su tutta questa storia. Secondo me il nesso c'è non voglio fare il nome di questo amico ricercatore che mi ha detto guarda che è tutta una manfrina, perché la Sardegna è praticamente la Sardegna e i Sardi saranno oggetto di una specie di cavie una volta di più, cavie da laboratorio, vediamo cosa succede in Sardegna, facciamo questa cosa e poi eventualmente estendiamo la questione a tutto il territorio. Cioè il passaporto vaccinale, se dovesse essere implementato qua in Sardegna, ovviamente sarebbe il primo tassello per poterlo poi adottare a livello nazionale, questo nessuno lo può negare. Ad ogni modo la Linda, come dicevo prima, sta facendo di tutto e di più per impugnare questa illegittima e anticostituzionale, questo illegittimo anticostituzionale provvedimento, e quindi diamole il nostro sostegno come possiamo, anche soltanto col pensiero, ma magari e vediamo cosa succede. Non lo so, vedremo. Vedremo, non lo so. Sono molto, mi sentite un po' così perché stanno succedendo talmente tante cose che anche per chi come me cerca di collegare i punti con delle linee per vedere quale quadro ne emerga, la situazione è ancora abbastanza fluida,
abbastanza sì, fluida. E quindi io sono molto ottimista, devo dire, alla fine, per alla luce di quello che sta succedendo, alla fine sono molto ottimista. Vedo che ci sono sempre più persone che si stanno in qualche modo, chi si sta in qualche modo svegliando, chi anzi ha deciso di mettersi in gioco per contrastare questa deriva assolutamente orwelliana che sta prendendo la nostra società, sia nel nostro paese che in tutto il mondo. Quindi staremo a vedere. D'altra parte, come ho rimarcato un sacco di volte, in questo momento c'è ancora proprio siamo avvolti da questa nebbia di guerra, quindi circolano una gran quantità di informazioni e riesce veramente difficile, molto difficile, fare la quadra di quello che sta succedendo veramente. Per quello che io stesso cerco di mantenere così una certa obiettività e fornire, cercare di collegare solo le notizie assolutamente verificate. D'altra parte, ripeto, prima ho citato quello che è successo, che sta succedendo, o meglio, che non sta succedendo a Washington, e quindi mi conforta il fatto che se i media mainstream ormai non riescono a fare altro che affidarsi a fare delle vere e proprie produzioni televisive per portare avanti una narrativa che è completamente falsa, questo implica ovviamente che se devono ricorrere a questi mezzucci vuol dire che siamo proprio non alla frutta, neanche al caffè, e neanche all'amaro, ormai siamo al conto, ecco, mettiamola così, e qualcuno alla fine il conto lo dovrà pagare. Non credo che saranno in molti a poter scappare dal ristorante senza pagare, qualcuno dovrà pagare per tutto quello che è successo. E quindi, diciamo, sono moderatamente fiducioso, rimango a osservare da osservatore il più possibile obiettivo quello che succede, e vedremo. D'altra parte, giovedì, dopodomani sera, avremo una puntata molto interessante, non vi anticipo i contenuti, ma con gli altri due PARS, Matt Martini e Nicola Bizzi, affronteremo una tematica decisamente delicata e credo che avremo parecchie cose interessanti da raccontarvi, se avrete la pazienza e la volontà di seguirci. Detto questo, intanto ti dico, siccome oggi stiamo dicendo in tutte le parti della nostra trasmissione che con questa puntata, questa trasmissione radiofonica festeggia i 10 anni, la prima puntata andrà in onda il 15 marzo 2011, sempre con inizio alle 22, sempre su Web Radio Network, poi sono accadute tante cose, e Tom è stato un'altra innovazione d'eccellenza per la nostra trasmissione. L'incontro 2-3 anni fa con te è stato bellissimo e ci ha portato un grande arricchimento, e quindi ti volevo ringraziare, e quindi fai parte chiaramente della storia di questa trasmissione, della storia più recente, ma che continuiamo a scrivere insieme. Beh, la cosa mi onora molto, io faccio quello che posso, faccio quello che posso, diciamo così, per arricchire i contenuti di questo, di questo format. Non so nemmeno io come lo possiamo chiamare. Sì, è un po' una specie di format, sì. È così, che avulso da ogni regola, ovviamente, no? Da ogni contro ogni regola radiofonica, no? Dei tempi, è proprio l'anarchia allo stato puro, come piace, sì, a noi. E quindi, ecco, facciamo un po' quello che ci pare, ecco, mettiamola così. Certo. No, io d'altra parte mi rendo conto, a volte sono più pimpante di altre, ma è la vita, sono un essere umano anch'io. È la vita.
Questa situazione ha colpito profondamente anche me, voglio dire, come tutti, come te, come chiunque. E quindi sì, se... Ma infatti guarda, ne parlavamo proprio nella parte precedente con Paolo del fatto che lui diceva prima, a volte mi arrivano dei pensieri, no, che sento che non sono i miei, ecco, ho usato un'espressione sì, molto reale, devo dire. Lo capisco perfettamente, è proprio quello che stavo cercando di esprimere, perché a volte succede anche a me questa cosa, che se mi arrivano dei pensieri che non sono i miei, non potrebbe essere una definizione migliore di questa. E quindi sono veramente, sono tempi difficili anche per chi in qualche modo cerca, soprattutto forse per chi cerca di ragionare con la propria testa, soprattutto per chi cerca di collegare i punti. È una è un lavoro, vabbè, è un lavoro che, come dicevo, come amo dire, è uno sporco lavoro, ma qualcuno lo deve fare e quindi lo facciamo. Però rendiamoci conto che non è facile, perché anche è difficile mantenere, come posso dire, un certo, come, una certa equidistanza, una certa, mantenersi distaccati, perché certe cose, certi eventi ti colpiscono profondamente. Io in questi giorni leggere giorno dopo giorno la conta dei morti a causa di queste inoculazioni, sì, diciamo, il lato positivo è che anche, come dicevo, come ho detto prima e lo ripeto, anche le persone più cieche, più riottose a voler vedere e voler accettare questi fatti cominciano a porsi dei dubbi, e questo è positivo, però nel profondo dell'animo a me dispiace vedere quel, cioè vedere lo scenario, vedere la distruzione di famiglie, di vite, la distruzione dei nostri figli attraverso quello che stanno subendo con questa situazione a livello psicologico, non posso non subire a livello emotivo anch'io la pressione di quello che sta succedendo. E quindi vabbè, continuiamo a fare quest'opera, è encomiabile o meno che sia, ai posti di larga sentenza, ma ripeto, non è, se qualcuno pensa che sia facile mettersi lì a prendere qui e là le notizie, a metterle insieme, a cercare di fare, non è facile sia da un punto di vista emotivo, ripeto, perché siamo esseri umani, come siamo esseri umani, e quindi non si può rimanere del tutto impassibili e distaccati da certe cose che ti fanno ribollire veramente il sangue, e soprattutto, ripeto, una grande difficoltà è riuscire a separare il grano dall'olio e a cercare di fornire una narrativa coerente e basata su fatti concreti e non su supercazzole, perché di supercazzole in questo periodo ne ho sentite e lette veramente tante. Quindi con la massima onestà intellettuale che ci è possibile, noi facciamo del nostro meglio. Poi se ogni tanto può darsi che inciampiamo, che sbagliamo, ogni tanto magari sembriamo un po' annaspare, come capita a volte anche a me, però insomma, ripeto, facciamo del nostro meglio, ecco qua. Indubbiamente. Grazie a Tom, che ritroveremo giovedì alle 21.30 sul canale YouTube Border Knights e in contemporanea anche sulla pagina Facebook di Border Knights, che con l'orizzonte degli eventi insieme a Matt Martini e Nicola Bizzi. Volevo salutare anche Sam, che già aveva aperto la chat Telegram gli amici di Border Knights, e adesso in omaggio proprio ai 10 anni ha aperto anche il canale di Border Knights su Telegram. Quindi grazie a Sam di questa iniziativa, che io non avrei il tempo di seguire, canale che dà un segno distintivo, dice infatti, di ufficialità.
benissimo, quindi se non tu c'è anche un bot automatico, insomma, adesso poi ci spiegherà bene come funziona, non ho avuto modo, comunque c'è anche questo ulteriore canale, come era nato, anche se non sempre lo ricordiamo, c'è il BorderKnightsForum.it per chi ama i vecchi forum di una volta, oltre che chiaramente il gruppo Facebook e anche la relativa pagina. Ricordo inoltre che i podcast delle puntate integrali sono su Spotify cercando Border Knights. Io ringrazio molto Tom e alla prossima. Lunga vita e prosperità.